rotonda si appresta a vivere la sua stagione più romantica. I colori caldi dell'autunno sono pronti a prendere il posto di quelli più vivaci dell'estate. Il foliage è un tappeto sui sentieri che si inerpicano sulle cime montuose del Pollino. La Basilicata qui mostra una delle sue espressioni più aspre e al contempo accoglienti del suo territorio multiforme e variegato. I borghi, come rotonda, sono delle piccole oasi in mezzo al silenzio. Gli operatori turistici della zona hanno un compito importante: saperlo offrire al viaggiatore nel migliore dei modi, interpretandolo senza mai intaccarlo. Tra questi c'è il Borgo Ospitale, presente alla TTG di Rimini, la fiera internazionale del turismo, per promuovere la sua proposta unica come poche. Borgo Ospitale è un progetto che fa parte della Pollino Experience, ideato da Franco Bruno, il mio titolare, un albergo diffuso, però un albergo di lusso diffuso per tutto il borgo di Rotonda. La Pollino Experience è un progetto sempre ideato da Bruno, che comprende diverse attività: il borgo ospitale, l'albergo diffuso, un rifugio che si chiama Fasanelli, che è a 1350 metri, la Principessa, che è un altro rifugio, un bike hotel e diverse attività come ciaspolate. Per quanto riguarda l'inverno usiamo motoslitte, abbiamo possibilità di fare escursioni sia d'estate che d'inverno. Diciamo, è una realtà che si può vivere a 360 gradi tutto l'anno. La Pollino Experience ha anche due DOP molto importanti: una è il fagiolo bianco e l'altra è la melanzana rossa. Da poco è stato incluso anche il peperone crusco e sono prodotti biologici che noi vendiamo e coltiviamo con tanta cura. Siete qui ovviamente per promuovere il vostro prodotto. In che modo lo fate? Cercare contatti, e promuovere, conoscere gente, e metterci in gioco facendo pubblicità a quelli che sono i nostri settori, i nostri prodotti. E lo facciamo appoggiandoci gentilmente anche all'APT Basilicata, che voglio nominare perché ci ha dato comunque la possibilità di essere qui.